Benvenuti al Museo Archeologico del Casentino, questo è il primo di una serie di eventi che abbiamo pensato, avevamo pensato per le settimane di questi ultimi mesi dell'anno qui al museo, ma che sono trasformati in una serie di eventi online per la nuova situazione di emergenza, come siamo tutti al corrente. E si tratta di una serie di visite guidate a tema virtuali, in questo caso alternate a laboratori per bambini. La prima visita guidata ha per titolo, come avete visto, le necropoli scomparse, Masseto e la sala delle sepolture. E proprio nella sala delle sepolture ci troviamo, è una sala tematica che conclude il nostro percorso di visita al museo, è una sala che illustra diverse tipologie di sepolture e di trattamento del defunto. Cominciamo da una serie di sepolture romane del primo secolo d.C. provenienti dal comune di Chiusi della Verna, in cui oltre ai resti del defunto inumato, sepolto, si conserva anche un corredo corrispondente a ceramica d'uso comune, ma comunque ceramica di pregio, quindi per questo periodo imperiale. Ceramica che corrisponde alla terra sigillata retina, alla quella che nel 1800 chiamavano ceramica corallina. Altro elemento di corredo, sempre presente anche nell'altra tomba, è una moneta. La moneta corrisponde all'obolo del Caronte, alla moneta che serviva per pagarsi il passaggio oltre i fiumi che separavano, secondo le credenze classiche, la terra dei vivi dalla terra dei morti. Andando poi più indietro nel tempo, come si fa in archeologia, dallo strato più alto allo strato più basso, dallo strato più recente allo strato più antico, arriviamo indietro nel tempo fino al periodo etrusco, al periodo etrusco finale, in questo caso l'età ellenistica, terzo-secondo secolo, a cui si riferisce questa sepoltura, in questo caso della tipologia della cremazione, dell'incinerazione. I resti del defunto sono sempre presenti nella forma di ceneri e frammenti di ossa combuste all'interno di un'urna cineraria in semplice ceramica acroma. La ceramica invece del corredo corrisponde di nuovo a una ceramica di pregio, al servito buono, tra virgolette, che per questo periodo è la cosiddetta ceramica vernice nera. Per andare ancora più indietro nel tempo ed addentrarci nel pieno periodo etrusco, ci trasferiamo in un'altra sala del museo. La sala è quella dedicata agli insediamenti etruschi, quindi in realtà non è dedicata alle necropoli, alle città dei morti, è dedicata a città, a villaggi dei vivi, a siti abitati nel periodo etrusco. Ovviamente c'è qualcosa che deve riguardare la nostra tematica anche all'interno di questa sala, quindi per quanto riguarda le necropoli, in realtà qui in Casentino non ci sono giunte, non ci sono necropoli rinvenute e conservate qui in Casentino. Ci sono notizie di rinvenimenti nei secoli passati, ci sono riferimenti nelle pubblicazioni di eruditi settecenteschi rispetto a rinvenimenti, per esempio, a Certo Mondo, a Porrena, anche di tombe a tumulo, quelle le tombe etrusche, così come ce le immaginiamo, smantellate durante la costruzione della ferrovia, smantellate nelle proprie strutture e disperse per quanto riguarda i propri reperti del corredo. Quindi necropoli non se ne sono conservate, ma si conserva evidentemente qualcosa che riguarda la nostra tematica all'interno di uno degli insediamenti protagonisti di questa sala che stiamo visitando. Il sito è quello di Masseto, presso Ama, nel comune di Pratovecchio Ostia. È un sito abitativo con quattro strutture e con una cronologia che ampia cronologia che va dalla protostoria, dall'età del ferro, dal primo millennio avanti Cristo, fino addirittura all'età rinascimentale, con alcune interruzioni. E proprio all'età rinascimentale è stata datata, per come si presentava al momento del rinvenimento, la struttura D che possiamo vedere in alto su questa pianta, sul limite nord del sito. Una struttura che è stata datata al XVI secolo e è stata interpretata come una fornace per laterizi. Questa struttura però, analizzandola nel confronto con altre realtà, gli altri siti etruschi, anche più famosi, infatti possiamo utilizzare a tal proposito anche alcune immagini di repertorio,
in realtà può essere interpretata, per quanto riguarda il periodo rinascimentale, come un riuso di una struttura precedente. E l'interpretazione di questa struttura precedente ci riporta proprio alla nostra tematica. La struttura che qui possiamo vedere in foto dell'edificio D corrisponde a quella di una tomba a camera etrusca. Così come si vede anche in queste immagini del repertorio, c'è un dromos, un corridoio di accesso, una sala quadrangolare e ai lati di questa sala quadrangolare anche delle banchine di deposizione, che sono quelle su cui veniva deposto il defunto. La struttura di Masseto, quindi in questo particolare sito che è in corso di valorizzazione, in cui non manchiamo mai di fare iniziative come siamo riusciti a fare anche quest'estate, in realtà oltre al resto dei reperti più ospitati, delle strutture visibili, c'è anche questa particolarità della presenza dell'unica tomba a camera etrusca conservata in Casentino. E sulle immagini di questa tomba io vi saluto. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata.